Se io la faccio la challenge, non paga il conto. Sto male io. Vabbè che soffro anch'io nel criminale! Ma questa non è la cella che intendo io! Questa è la cella frigorifera, apri Massimo! Dai, vadia. Non ci vogliamo niente a che fa con te, sei un ragazzo anziano, dai. Prepari la bocca. Non lo metti... Anzi, mo. Domanda, ma c'è chi li mangia? C'ho fame, che se mangiamo oggi, ma? Oggi ti porto in un posto particolare, però devi essere pronto a tutto. Stiamo a Garbatella, famosi una matriciana, famosi due polpette al sugo, famosi una bacchia a scottadito, un po' la cacciatora, sempre una solo tripa, cucina romana, sempre le solite cose. Tutti i giorni ste cose, non è che ti fa bene. Ti porto a mangiare una cosa particolare, ti ho detto, devi essere aperto a tutto, demente. Ragiona in maniera diversa, ma un po' più internazionale, non pensa che cazzo mi devi fa fa? Ti porto a mangiare thailandese. Dai, Gesù, no, ma che te sei in cura? Ma io voglio mangiare la matriciana. È chiuso. Sì, mi sono sbagliato. È chiuso, sì. Magari è presto. Che ne so. Vabbè, andiamo a fare una birra, c'è Sargento Buzzer qua, GB. Allora sì, ma così mi piace. Gentle Buzzers. Ah, vabbè, ma c'è San Michele. Il publican più depresso di Roma. Quella che è la prima lì, vabbè, 8 gradi e mezzo, chissà a colla adesso. Se ti vuoi fare una farmhouse per birre acide, ti puoi fare sta collab tra Upperbacco e Maestri del Sannio, che non è male per niente. Ma se vogliamo fare una sour saison e una farmhouse, così magari se assaggiamo. Allora, una e una. Grazie. Dire due cose due sulla farmhouse e sulla sour saison che stiamo bevendo. Allora, due, due cose. In questo caso è una farmhouse prodotta in collaborazione da due birrifici italiani. Le farmhouse sono delle birre, storicamente le birre della casa proprio, che avevano una lieve acidità perché un tempo non si selezionavano i lieviti, non andavi a utilizzare il lievito secco che non aveva infezioni, quindi semplicemente quello che succedeva, come nella maggior parte dei casi, come le birre di stampo belga che abbiamo visto l'altra volta, le sour e via dicendo, avevano una lieve acidità. Invece è lampionario sour saison? Esatto, stiamo lampionaio. Lampionaio. Qui invece stiamo in un birrificio Sabino, sono dei giovani ragazzi, da poco tra l'altro si sono fermati con diverse tipologie di birre, ma soprattutto i prodotti che io preferisco loro sono appunto le saison e le sour saison. La saison è una birra stagionale belga, come già il nome fa intendere, ed è la birra estiva per eccellenza in Belgio. Rispetto a una saison classica, che rimane abbastanza speziata, pepata, secca, questa qui ha una parte in ingresso acida, quindi ci stiamo facendo due birre acide, diverse tra di loro. Questa sicuramente è un po' più morbida e questa qui invece ha uno spicco acido, cioè, più interessante. Vuoi assaggiare questa? Sì, prima che me la finisco? Senti, invece, solo una curiosità, prima che se ne andiamo a mangiare, che magari speriamo che lo ritroviamo perso. Sì. Facevi un discorso sulla birra di qualità artigianale data nei pub, a differenza delle altre, esatto, che hanno le celle frigorifere. Sullo stoccaggio. Lo ammucchiamo. Occhio che i gradini sono diversi. Poche volte ci siamo ammazzati coi fusti e quant'altro. Allora, questa, come puoi vedere, è una cella a tutti gli effetti, come quella che c'ha il macellaio, come quella che c'ha... Vedi? Ah, ok. Qua dentro c'è l'impianto. Come puoi vedere, in realtà qua dentro vengono stoccati tutti quanti i fusti. Vedi lì in alto a sinistra quei manometri? Sì. Da lì si può gestire la CO2, quindi la pressione, la contropressione da dare al fusto per far uscire la birra. Poi ci sono due testate al centro. Quelle al centro sono tre testate di risciacquo che servono tra un fusto e l'altro ad attaccare dell'acqua corrente, proprio a pulire la via. E la birra da qui dentro, vedi, adesso c'è, cioè, fuori la temperatura, siamo intorno ai 5 gradi. La birra qui dentro sta tutto il tempo, si mantiene a una temperatura perfetta, proprio la temperatura di mantenimento perfetta del prodotto. Questo che è qui fuori si chiama cooler, è un oggetto che hanno tutti gli impianti. I canalini della birra che fanno quel giro partono dal fusto, escono fuori, entrano dentro al cooler, si congela la birra e poi ti arriva su all'impianto. Il problema qual è? Se io tengo un fusto sotto al bancone dove è caldo o in un'altra zona dove è caldo, come magari qui e non dentro la cella, il fusto ha una temperatura pure ambiente, a volte anche più alta. Passa qui dentro, si congela, ti arriva nel bicchiere che è sì congelata, ma ha subito uno shock termico. Oltretutto il prodotto, ricordiamo che è un prodotto vivo, quindi a temperatura ambiente o a temperature più alte riparte la fermentazione, può succedere di tutto. Il prodotto in realtà non viene mantenuto come dovrebbe essere. E quello del cooler è un escamotage per farti bere la birra fredda. In questo caso il cooler serve soltanto da mantenimento, la birra è già a quella temperatura. Il problema è che nel fare tutto questo giro, per l'attrito e tutto il resto, la birra un minimo si scalderebbe perdendo quei 2-3 gradi che noi non vogliamo. Quindi lui mantiene, in realtà, non fredda. Vabbè, quindi
Vedi che figata, quindi tutti i fusti. Ah, sono contento che ti piace. Penso che ti ci troverai bene. Oh! Oh! Vabbè che sono Franchino il criminale! Ma questa non è la cella che intendo io! Questa è una cella frigorifera, apri Massimo! Oh, scusa, ma te volevo fare. Ammazzo! Pensavo di sentirsi a casa, cella, no? Dai, dai, che è aperto, va! Dai, che è aperto, sennò c'ho fame! Bella, regà! Ciao! Ciao, buonasera! Oh, è qua che siamo a Matrice Airtai? Posso sedermi il siato? Assaggio? Vai, proviamo. Dai, va! Possono fare carino, una bomba. No, cioè, questo è il Thai migliore di Roma. Assolutamente sì. Questa cosa particolare è che tra l'altro qui è l'abbinamento con i cocktail. Quella è la cosa. Interessante, che vuol dire? Cioè, magno col cocktail. Capito? C'è tutta la lista dei cocktail, sono rivisitazioni dei classici, però rivisti in chiave Thai, riutilizzando tutte le spezie e gli ingredienti che usiamo anche nella cucina. Questo per fare un pairing tra tutti i piatti che usciranno e anche quelli e anche i cocktail, diciamo. È esattamente quello che ho detto io. Uguale. No, tu non l'hai detto. Ho detto cretino. Cocktail, cucina, tutto insieme, no? Malaya salad, costine di maiale con una salsa che facciamo noi, sriracha e mango. Quindi bella fresca, fruttata, piccante, cotta prima a bassa temperatura, poi rosticciata e poi glassata con questa salsa. Qua andiamo invece con una papaya salad, quindi papaya verde thailandese, con carote, fagiolini, tutto quello che ci mettono loro. Bella fresca, piena di arachidi, proprio a stecca, lime e peperoncino. Questa aletta super piccante, la crema questa, raga, attenti. Sì, Con cipollotto così, giusto per far finta che ve sgrassa, ma non è vero, sarà solo più male. E provateci. Cominciamo a sudare, quindi. Provateci. Serve il cocktail. Non so se ci riuscite, provateci. Davvero, addirittura anche se ci riuscite. Guarda come sogna. Io so che è stomaco forte, Ma se è piccante. Ma sei stato così tecnico, perché te sei lo chef, Penso proprio te di sei lo chef. Guarda un po' che è, non lo so. No, ma chi è, oh? Ma che è? È una pozione. Ma si beve questo? Ma è il cocktail? Questo è il cocktail, il nostro Thai Box è uno dei cocktail più rappresentativi del locale. Abbiamo sintetizzato in un cocktail tutti i sapori del Pad Thai. Quindi abbiamo la parte salata che viene presa dall'infusione del rum con burro d'arachidi. La parte piccante data da uno sciroppo di peperoncino, la parte aromatica data dallo sciroppo di coriandolo e purea di lime per dare la parte acida invece. Infine, prima di essere servito, viene affumicato. Questo così, cannuccia sì, e bevo. Cannuccia e bevo. Ammazza quante cose. Senti, La vodka infusa al cardamomo, i semi di cardamomo, e viene servito con la purea di latte di cocco anche. Madonna, e sciroppo al lemon, grazie. Lime come se piovesse. Aspetta, ce l'abbiamo la porta. Tiè, magno. Oh, sai che c'è? È buono. Qua non ci siamo, dai. Prepari la bocca. Ah, ecco. Fermate, qua c'è una glassatura strepitosa. Cazzo sto combinando. Queste sono tipo pazzesche. Bene, si sta mangiando tutto male. Invece quella è tipo immangiabile, Questa non so, proverà a massi, credo. Sì, sì. Però quella si vede proprio che è tipo lava vulcano. Queste sono illegali veramente. La salsa al mango un po' è particolare, piccante, dolce, frittata. È una bomba, ma poi sta grassatura, non lo so, cioè c'è qualcosa da sta parte in bacia. No, cioè non l'insieme, quello che ti pare, però c'è proprio una cosa che ti manda la schicchera al cervello, sì, che ti dice proprio me ne porti in altri tre piatti per favore. Senti, secondo me abbiamo parlato troppo, qualcuno deve usare. Vai, osa. Mamma mia, ma che spazio devo fare? Ma dai, ma piena cosa, addenta, mamma mia, sta a fare tante storie,
L'odore, già dall'odore. Quanto è piccante da 1 a 10? Secondo me lo sentivo fra un po'. Però c'è il microfono laggiù. Già si sente. E così si sente uguale. Non so se voglio che si senta. Me lo metti. Anzimo. Devo solo riuscire. Aspetta. Se fai ragazzino? Mo verrà il singhiozzo. Dai, magna, dai. Bevete un po' di questo arcocco. Ecco, via. Questo serve. Questo serve. Mi sa che l'antico. Ma è piccante, sì, ma di che è fatta? Allora, ci sta. Lava, è Carolina, Carolina Reaper. Che lava ci sta? Vulcanica. Base siracea. Peperoncini fermentati coreani, che sarebbe gochujang. Poi abbiamo Red Dragon, abanero e Thai Chili, che sarebbero quei peperoncini a sigaretta. Red Dragon, abanero e Thai Chili. Sì. Però che in realtà non so. Gochujang è già una base abbastanza forte, ma non piccantissima. La siracea dà la profondità, quindi è ma non sono manco i più piccanti, per dire. No, no, è soltanto il mix dei peperoncini, che l'abanero arriva dopo. Quello thailandese arriva subito. La siracea è lunga. No, davvero? Sta morendo. Sto accusando, non davvero però... a livello del Morin, però... Domanda, ma c'è chi li mangia? Sì. C'è anche chi li mangia? C'è anche chi li mangia. Challenge. Calcola che la challenge di solito sono 12 alette. Ma di queste, di così? Queste 10 qua, da mangiare in 10 minuti senza poter bere i cocktail, perché altrimenti... E senza riso. Sarebbe troppo facile. Senza riso. E diciamo... Una decina di persone no. Hanno vinto, davvero? Hanno vinto. Vabbè, hanno dei problemi. Ma la challenge, se io la faccio la challenge, non paga il conto. Ma se vinci, volevo fare sta cosa. Io ti faccio la challenge di quelle e non pago il conto. Va bene, facciamo sta challenge. Adesso quelle quindi le lascio a lui. Ovvio. Non mi impiccio. Perché faccio. Benissimo. Guarda come sta con mezza. Riportiamo a casa. Allora io ti faccio la challenge con queste. Quante sono? Me ne devo mangiare? 12. 12? Eh sì. Me ne mangio. Va bene. Non gliela fai. Però poi non ti pago, eh. Vediamo, va bene. A canna, non gliela fai. Come stai? E invece la faccio. Bravo, cioè guarda come stai, io che labbra rosse e gonfie, zio. Sono in difficoltà. Sì, io mi sento tutto Valeria Marini, ho le labbra gonfie, non ci capisco niente, non riesco a parlare italiano. Ciao. Esatto. Ragazzi, partiamo con la zuppa? Così oh. Massi è contento, tanto questa non è piccante, no mica. È piccante pure questa? Pochetto, ma non è che voi mi state a stancare la challenge? Un pochetto sì, ragazzi. Queste foglioline qua... Questo, ragazzi, è lime kaffir. È queste... abbastanza difficile da trovare qua a Roma. È una foglia di un limone thailandese. Questa qua, provala, anzi, che è una bella bomba. Senti che mina. Madonna. È la schicchera di cui parlavamo prima. Schicchera al cervello, pure questa. Oh. Questa è una bomba, eh. Come funziona, quindi, con il riso? Corpo, colpo. Prima accendi e poi spegni. Questa zuppa è a base di latte di cocco, pasta di curry verde, quindi un curry abbastanza agrumato, lime kaffir, lemongrass, galanga, zenzero, bello erbaceo, fagiolini e straccetti di manzo all'interno. Questa è molto buona, non la mangio io. È un po' piccante, che non reggi. Questa è la matriciana di Bangkok. Ma davvero? Sì, stessa cosa che mangiamo a Roma, però di Bangkok. Taglioli, scusami, spaghetti di nudo di riso con sciroppo al tamarindo che facciamo noi, tof affumicato. Questo? No. Uovo stracciato, questo è il tof affumicato. Pollo rosticciato sopra, germogli freschi, arachidi e spruzzate nei lime. Mischi tutto e fai da te. Pollo? Pollo cotto a bassa temperatura e poi rosticciato la parte della pelle. Mamma mia, capito come? A te ti facciamo assaggiare. Il mojito whey, che sarebbe una rivisitazione del mojito classico, dove andiamo a sostituire la menta con foglie di coriandolo fresco, abbiamo uno sciroppo a lemongrass, rum bianco e ginger beer on top. Per Franchina invece margarita in orient, quindi la nostra idea di margarita, base tequila,
andiamo ad utilizzare purea di mango e di bergamotto, sciroppo al red curry per dare una parte leggermente piccante e sopra lime. Tutto piccante però, cioè voi mi state stancando per la challenge. Questo ti aiuta. Voi mi state stancando per la challenge, ve lo dico raga, 10 a 1, potremmo scommettere. Guarda, guarda. Tutto così, da psicopatico, guarda, guarda, guarda che psicopatia. E adesso io mischio tutto, bada, cascata il pollo. Adesso, scusa, non te lo faccio mai accadere. Ma, così. Guarda, l'avvortolo come una matriciana. È buono sto cazzo di pattaio. Hai visto? La matriciana. Oh, ma è buono. Ho detto devi essere di larghe vedute, devi sperimentare. Levati. Non ci voglio niente a che fa con questa ragazzina. Tiè, dai, no. Ma non sta mangiando, andiamo forte, no? Perché bevi allora? Oh? Questo è sempre più buono il cocktail dell'altro. Ammazza che bomba. Andiamo, la mangiamo la matriciana, ti offrivo il pranzo, ma porta a mangiare tai, dopo paghi. Noi io faccio la challenge, non paghiamo, fidete perché la vinco. A tutte e 12 te mangi? Aspetta. Ma già mi avete riempito di piccante. Io già ti ho detto, se non le finisci paghi il doppio, Vedi che devi fare. No, no, aspetta, che è sta cosa? Al massimo lasci Massi a lavare i piatti, fai come te pare. Stasera è sabato, c'è anche la lavorare. La challenge è che se le finisco non paghiamo. Te, mica per l'altro. Ma se tipo non le finisco pago il doppio. È certo. Oh, te l'ho detto, franco io, non lo dovevamo fare. Ah, mamma mia, ma davvero? Per forza, che famo? È una scommessa. Porco Giuda, oh. Sono 12. Entro 10 minuti? Entro 10 minuti. Vabbè, ha fatto testamento? Vabbè, da quando a Zanno, 10 minuti da quando a Zanno. Non puoi bere niente, io qua c'ho il riso, infatti bevo prima. Tutto mio. Perché poi me le portate pure calde. Io mi guardo. Certo. Vabbè, paraculi. Io ti guardo col riso. Vado, Prendi il tempo. Prendi il tuo cellulare, un cellulare col timer, così poi lo facciamo vedere che scorre, dai. Prendi il cellulare, mettilo qua, dai. Vado, Aspetta. Vai. Non è stato per niente bello conoscerti. Oh, stai con me o contro? No, questo è lava. Hai voluto fare tutto te, hai voluto fare. Però vedi, la tecnica la devi azzannare subito, ho sbagliato io l'ho tipo degustata. Mi devi dare tempo al piccante di salire. Zitto. Tempo corre, Per vicinanza me ne mangio una pure. Sto male io.
Non ce la faccio. Sì, sì, dai, hai fatto di peggio. Non ce la faccio. È l'ultima, dai che è l'ultima. Oh regà, avete detto non paghiamo, eh. Ha barato, regà, aspetta, oh, ha barato. Aspetta, l'ultima, è l'ultima, è l'ultima, no, dai, c'ha 50 secondi, 40 secondi per mangiarsi l'ultima. Io questa fa... dai una bella dippata giù. Sì, questa è l'ultima, no, non la puoi pulire, no, no. Oh, c'è una cosa nell'occhio, Frank. No, oh, non... so 30 secondi, no, non flashiamo. Dai tutto, dai tutto! Vai tu, vai tu! Dai tutto che è stanco! Oh. Ma secondo me qua c'è altro da mangiare però, eh! No, no, no! Raga, è finita! Fermo il tempo! C'è una battuta! Oh, ce l'ha fatta! Dai, vabbè! Tu coffee della cena! Mi sa che mo babbo mi dà! Se poi mi dà devi rimangiare! Mo lo investono! Penso sia andato all'ospedale, meno male che sta qua vicino. Ma l'aria acchiappava. Oh, sensazione a caldo? Mi fai fare un cocktail col cocco. Mo te lo puoi bere, un cocktail al cocco per il dottor Franchino. Vabbè, guarda, prima Franchini. Meritatissimo shot di crema di cocco. A spegnere un pochetto perché sei stato uno dei pochi che l'ha vinta, eh? Sei meritato. Meritato sì, un campione. Oh, non te davo una lira, non te davo.